L'obiettivo è farvi vedere e mostrarvi quelle che sono state le fasi, diciamo, il mio setting, la mia strumentazione che ho utilizzato all'interno della fotogrammetria indoor, per ricostruire un qualunque oggetto. Ciao, sono Gabriele, in questo video ti vorrei parlare del mio kit per la fotogrammetria indoor. Iniziamo a vedere gli apparecchi che utilizzo. Quindi, innanzitutto, per fare fotogrammetria mi servirà chiaramente la mia reflex, che è questa, una Nikon D3002, il cavalletto. Poi cosa mi servirà? Mi servirà praticamente una light box. All'interno di questa light box c'è la possibilità di inserire dei tessuti, quindi uno chiaro e uno scuro a seconda dell'oggetto che vado ad utilizzare. Se utilizzassi un oggetto chiaro, è naturale che mettendolo su uno sfondo bianco questo accentua i riflessi e quindi mi conviene metterlo ad esempio su uno sfondo scuro, come in questo caso. Un altro oggetto di cui ti volevo parlare è il turntable, che è questo oggetto che è possibile regolare in maniera tale da farlo ruotare a seconda delle nostre esigenze. Io in questo caso ho impostato l'ingranaggio e la velocità più bassa, quindi facciamo l'esempio di voler ricostruire la mela, ad esempio. Come procederemo? Ho quindi montato lo sfondo scuro dentro la nostra light box e ho piazzato la fotocamera sul cavalletto, quindi prendo praticamente il nostro giradischi e lo mettiamo all'interno della nostra light box. Dunque, ora posso poggiare la nostra mela. Quindi adesso decido di far ruotare il turntable verso destra, quindi muovo la levetta verso destra per far iniziare appunto la rotazione del giradischi. A questo punto è tutto pronto per poter iniziare appunto la nostra fase di scatto fotografico. Come prima cosa andrò a fare delle fotografie. L'importante è che scelga tre altezze diverse da cui effettuare le mie riprese. Per quanto riguarda la fotocamera, quindi l'apertura, lo shutter speed, il bilanciamento del bianco, saranno tutti valori da bloccare per effettuare correttamente la fase fotografica. Il filtro polverizzatore, come vedete, è un filtro che come giro la lente, c'è questo punto particolare dove noterete che la luce colpisce l'oggetto, invece con il filtro quel riflesso scompare. Non dimenticarti naturalmente di scattare anche una fotografia con il light box vuoto dentro. Posso iniziare a scattare le fotografie e quindi a mostrarvi il procedimento che vi ho appena illustrato. Ciao, mi sono spostato dal computer e quindi da qui posso importare adesso le fotografie. Vado sul chunk 1, faccio clic col tasto destro, aggiungo le foto, quindi vado su Add Photos, seleziono tutte le foto. È fondamentale applicare le maschere in maniera tale che il software non faccia confusione tra la parte dritta e la parte rovescia. Quindi vado a selezionare tutte le fotografie come abbiamo sempre fatto, faccio clic con il tasto destro. Queste maschere saranno importate in funzione di una fotografia che scelgo io e che verrà utilizzata come background. La fotografia a cui mi sto riferendo è questa fotografia. Quindi, se il software ragiona correttamente, riconoscerà questo file che io inserisco. Ho trovato nel valore 50 il valore corretto, infatti premendolo otterrò questa situazione esattamente. Il nostro frutto viene completamente circondato dalla maschera di selezione. Quindi procediamo nella nostra fase, quindi andiamo da Workflow e selezioniamo Lens Photos e andiamo a impostare i parametri di default tranne che i T-points per i quali andremo a selezionare il valore di 4000. Possiamo premere sul tasto OK. Nel mio caso sono già state allineate tutte le fotografie precedentemente, quindi vi mostro già quello che è il risultato. Quindi il risultato è questo, la mela appunto sta al centro di tutto questo, da questa specie di orbita che le ruota attorno, che sono appunto le fotografie. Il nostro esercizio è stato eseguito dunque correttamente e quindi questo tutorial termina qua. In realtà, se uno volesse, potrebbe andare anche avanti costruendo la mesh e la texture, ma non è l'obiettivo di questo tutorial. Dunque, siamo arrivati alla fine di questo tutorial. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al mio canale Agisoft Coaching e attiva la campanella per non perderti i prossimi video. Ciao!